Oggi sono davvero contento perché vi posso parlare di due eccellenze, una della natura, che è l'humus di Lombrico, e una tutta italiana, che è Biotica, che è l'azienda che lo produce. Questo video è stato realizzato in collaborazione con Biotica, che gentilmente mi ha inviato un po' di prodotti da provare, ovviamente. Non solo da parlarne così, non serve a niente. Ovviamente le schede tecniche le potete leggere anche voi. Lo scopo di questo video è quello di farvi conoscere un po' cos'è l'humus di Lombrico in generale, presentarvi brevemente tutti i prodotti e poi cominciare con i test sul campo, perché è quello il succo del discorso. Quindi terminerò questo video con l'inizio del test. Poi nelle prossime settimane vedremo altri video con i risultati, se ci saranno ovviamente, delle piantine che sto facendo in semenzaio. In questo momento sono nel semenzaio mio di casa e quindi vedremo la differenza tra le piantine coltivate soltanto con il terriccio e quelle coltivate con alcuni di questi prodotti, perché sarà molto interessante. Ci vediamo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati, sono Orso. Allora, due parole soltanto sull'humus di Lombrico. Intanto che ve ne parlo, lo verso. Allora, questo è l'humus di Lombrico puro, è esattamente uguale a questo, cambia soltanto la confezione, ma quando voi trovate, in questo caso su Amazon, ma anche presso il sito del produttore Humicum della Biotica, che ci sia quella confezione o questa, è la stessa cosa. Quindi lo verso davanti a voi. Io l'ho già iniziato a utilizzare, perché mi sono portato avanti nel frattempo con alcuni semenzai, perché come mio solito cerco di capire un po' ciò di cui sto parlando per poi parlarvene durante il video. Allora, brevemente, l'humus di Lombrico ovviamente è realizzato dal lavoro incessante dei lombrichi. È un ammendante organico con un alto contenuto di sostanza organica umificata e ricco di acidi umici e fulvici. Brevemente, poi sul blog di unorsoincampagna.com vi spiegherò meglio cosa sono, ma mi sono preso un appunto. L'umificazione è l'insieme dei processi chimici per i quali le sostanze organiche provenienti dagli organismi sono trasformate in altre sostanze organiche o inorganiche che costituiscono l'humus. Questo della Treccani, lo dico perché l'ho letto lì, ma mi sembrava corretto darvi una spiegazione per capire un po' di cosa stiamo parlando. Gli acidi fulvici invece sono molecole di dimensioni ridotte solubili in acqua a tutti i pH e agiscono come stimolatori dei fertilizzanti, e in questo caso nell'humus Lombrico, in tutti gli humus Lombrico di qualità, troviamo queste due sostanze. Tra le caratteristiche che l'humus Lombrico riesce ad apportare al terreno vi è una migliore struttura e fertilità del terreno, incrementa la capacità del suolo di trattenere l'acqua, e quindi questo è un discorso che a me sta molto al cuore, perché acqua ce n'è poca e prendere quella del rubinetto per fare l'orto, dico la verità, è un controsenso. Dove possiamo risparmiare un po' con la pacciamatura, un po' magari con la zeolite, con la perlite e un po' con l'humus di Lombrico, riuscire a risparmiare qualche goccia d'acqua, dico la verità, a me questa cosa interessa molto. Tra le caratteristiche dell'humus vi è la stimolazione dell'apparato radicale delle piantine e la regolazione del pH del suolo. Allora adesso vi faccio vedere un po' di cosa stiamo parlando. Questo è humus Lombrico purissimo, lo tocco tranquillamente con le mani. Nel mio piccolo io sto facendo anche una piccola coltivazione di humus o dei lombrichi rossi, sono 2 anni che stanno lavorando incessantemente, nel frattempo si riproducono, e una volta che quell'humus viene vagliato e viene setacciato viene fuori una cosa del genere. Questo sembra veramente polvere di caffè, non ha assolutamente nessun tipo di odore. Dove si può usare l'humus Lombrico? L'humus Lombrico si può utilizzare su piante d'appartamento, piantine, semenzai, piante da orto, piante in vaso ovviamente come vi dicevo prima, e alberi da frutto. Ovunque ci sia una piantina si può utilizzare l'humus Lombrico. Prima di andare avanti con questo discorso vi faccio vedere brevemente gli altri prodotti. Il secondo prodotto di cui vi voglio parlare è il terriccio universale biologico, con all'interno già miscelata la giusta percentuale di humus Lombrico. Io l'ho già aperto perché, come vi dicevo, lo sto utilizzando. È un terriccio composto da selezioni di torbe del nord Europa, miscele in ammendanti, humus Lombrico, perlite e pomice. Praticamente qui c'è tutta la miscela che io ho fatto lo scorso anno, a parte l'humus Lombrico. Io avevo usato la perlite, vi lascio qui la copertina del video. La perlite serve per, e anche la pomice in questo caso, servono per dare ossigeno alle radici e assorbono acqua e la rilasciano quando serve. Come vedete è un terriccio che non è perfettamente setacciato come poteva essere l'humus Lombrico e come il terriccio da semina. Non è un terriccio da semina, ma quello che a me interessava sapere di questo prodotto era se era adatto o meno alla semina, sia puro così che miscelato con un terriccio
faccio da semina. Ho già preparato degli alveoli, lo vedrete su questo video tra pochi minuti. Ho preparato varie percentuali di miscela e ho preparato anche alcuni alveoli con il terriccio universale puro. Questo ha un pH pari a 7. Il terriccio da semina ha un pH pari a 6. Ho avuto modo di parlare con l'esperto che segue la biotica e mi ha assicurato che anche con un terriccio con un pH pari a 7 la germinazione, soprattutto delle solenacee, è possibile, è stata provata e ha dei risultati eccellenti. Quindi è un discorso che voglio approfondire e lo vedremo poi nei video delle prossime settimane. È molto umido, ha un profumo di sottobosco che voi non potete neanche immaginare, lascia un odore in casa assolutamente gradevole di terriccio appena raccolto. Avete presente quando siete nel bosco, togliete le foglie dalla superficie, il terriccio che c'è sotto dà questo odore di natura che è eccezionale, non dà assolutamente fastidio, quindi lo potete utilizzare anche in appartamento e anche nel semenzaio. L'altro prodotto di cui voglio parlare è Lumicon Flow. Questo è un humus lombrico purissimo, però in forma liquida, ed è particolarmente adatto alle piantine da orto e alle piantine d'appartamento, alberi da frutto ovviamente, per tutto, ma è comodo da utilizzare. Non si utilizza puro, ma si utilizza miscelato. Adesso io questo non l'ho ancora aperto perché lo volevo aprire davanti a voi. Allora bisogna agitarlo bene, ma io poi una volta che vi ho fatto vedere cos'è lo rimetto dentro, non lo devo utilizzare adesso. Sono riuscito ad aprirlo, era un po' duro, quindi se non ci riuscite a mano tagliate questi fermi con un coltello, poi viene via. L'ho versato, viene fuori una sorta di caffè latte, vedete? Adesso vi parlo brevemente, ma proprio brevemente, soltanto delle caratteristiche, che sono molto simili ovviamente a quelle della versione in polvere dell'humus tradizionale. E poi, solo per farvi vedere di quali proporzioni parliamo per l'utilizzo, vi leggo la modalità d'uso. Anche Lumicon Flow favorisce lo sviluppo dell'apparato radicale, aumenta resa e qualità di produzione anche del 50%, incrementa la fioritura e maturazione dei frutti, migliora la fertilità del terreno, riduce la necessità di acqua di irrigazione e la necessità di apportare altri concimi minerali, regola il pH del terreno, ha una percentuale di sostanza organica elevatissima, parliamo del 58%, è tanto . Allora, brevemente, piante e fiori in vaso, come vi dicevo, si può utilizzare anche per le piante d'appartamento. Al trapianto, in post trapianto, versare da 150 a 300 ml, sarebbero da 3 a 6 tazzine da caffè di un prodotto di circa mezzo litro di acqua a seconda delle dimensioni del vaso. Quindi questo vi fa capire che io parlo sempre di dosi minime, con 3 tazzine di caffè in mezzo litro abbiamo risolto il problema per circa 3-4 settimane. Nell'orto invece, che è ciò che interessa a me, al trapianto versare circa 100 ml, 2 tazzine da caffè di prodotto in circa 300 ml di acqua per pianta in prossimità delle radici. In post trapianto versare da 150 a 300 ml, 3 a 6 tazzine di prodotto diluiti in mezzo litro di acqua a seconda delle dimensioni. Quindi questo lavoro qua, le ultime dosi che vi ho detto, le utilizzerò quando dovrò trapiantare le piantine dal mio semenzaio ai vasetti un pochino più grandi. E siccome che da quel momento al trapianto in piena terra passeranno ancora 3-4 settimane, ripeterò la stessa operazione sia in piena terra con questo prodotto e sia in piena terra con la versione in polvere. Quindi avrò questo doppio metro di paragone. Vi dico subito che il prezzo in una lattina così da 5 litri siamo intorno ai 39 euro. Possono sembrare tanti, è vero, però tenete conto di alcuni fattori. Intanto si usa diluito, quindi a seconda delle quantità di piante che dovete coltivare vi può durare qualche settimana come 2-3 anni, quindi questo lo dovete sapere voi. È un prodotto completamente naturale, quindi qui di chimico non abbiamo veramente niente. Ok, fatto questo vi mostro la seconda parte del video, dove ho iniziato a creare il mio semenzaio, alcuni vassoi di germinazione in realtà, con questi prodotti qua. Ancora è presto per farvi vedere i risultati, lo vedremo appunto come dicevo nei prossimi video. Ho iniziato i test, sto usando il vassoio di germinazione medio, l'ho acquistato da poco e l'ho già utilizzato per fare i pomodori, vedete, stanno venendo su abbastanza bene. Questo che vedete sulla destra è il terriccio classico, ovvero quello di germinazione della Vigor Plant. Qui inizio i test. Allora, qui dentro ho messo una base di Vigor Plant con la zeolite, vedete che è più chiaro rispetto ad altri tipi di terricci perché l'ho miscelato. Ho messo 15 grammi di humus puro, che è questo qua. 15 grammi l'ho pesato, è un pugnetto di humus. Dopodiché ho coperto ancora col Vigor Plant, col terriccio di germinazione.
Quindi qui ho il vigor plant miscelato con la zeolite e qui c'è un lumicum. Ho fatto due file, ora però voglio continuare a cambiare un po' i rapporti tra il terriccio di coltivazione e l'humus per vedere poi alla lunga cosa viene fuori. Questa volta, visto che faccio questo lavoro qui, non seminerò in questo modo per la parte corta, seminerò per la parte lunga, così che gli stessi semi incontrino vari tipi di terricci. Seminerò peperone, Yolo Wonder e peperone quadrato d'asti. Sono semi nuovi, sono quelli che avrei dovuto mettere nell'altro semenzaio, il primo dove ancora non sono usciti, qualcosa metterò anche lì, ma li metterò anche qua. Li ho tenuti a bagno 24 ore in camomilla. Ora mi metto qui, pesiamo 25 grammi, vediamo quanti sono. Ecco qua, siamo intorno ai 25 grammi. È un pugno un pochino più corposo, vedete? Ci sta in una mano e poco più. Quindi mi sposto, torniamo, allora metto sempre una base di terriccio perché faccio questa operazione per il semplice fatto che in fondo c'è il foro e il terriccio è asciutto. Se mettessi l'humus direttamente, una piccola parte di humus probabilmente cadrebbe sul tappetino sotto, mi dispiacerebbe sprecarlo, tutto lì, è quello il discorso. Quindi metto molta meno terra rispetto a prima, giusto per coprire il buco finale. Faccio due file anche qui. Ecco, vedete, riusciamo quasi quasi a coprire la buchetta. Sopra, ovviamente, dal momento che con le prime innaffiature si abbasserà, sin da subito aggiungerò un po' di terriccio. Ho terminato anche la seconda fila con 25 grammi di humus. Nella terza parte farò tre file, sempre così della parte corta del vassoio, mischiando al 50% il mio terriccio con il terriccio universale biologico già arricchito di humus di lombrico. Ora, come vi dicevo, non è certificato per le semine, io però ci voglio provare ugualmente. Ha un pH di 7.0, il terriccio da semina che utilizzo io, e di circa 6. Lo miscelo al 50%, semplicemente. Adesso prendo un recipiente, metto un po' del mio terriccio e un po' di questo, in parti uguali, e farò tre file, come vi dicevo. Non peso ovviamente le quantità, vado più o meno a occhio, faccio un 50%. Intanto vediamo com'è. Ecco qui. Ha l'umidità giusta, vedete che si compatta se lo stringo tra le mani. Volevo sentire il profumo. Questo è proprio il classico profumo del terriccio del bosco. E ne ho preso un pugno, vado avanti coi pugni, Allora, vi ricordo che questo è un terriccio formato da torbe del nord Europa, miscele di ammendanti, humus di lombrico, e questo garantisce i giusti nutrienti per circa 4 settimane. Vi ricordo che il terriccio, quello che uso io, che è professionale, almeno per quanto riguarda il precedente, che era quello della Tref Jiffy, le raccomandazioni del produttore erano di circa 15 giorni, poi cominciare con le concimazioni. Ed è la stessa cosa che faccio con il Vigor Plant. Cerco di rompere un po' i grumi che ci sono. Vi ricordo che anche in questo caso il terriccio l'ho miscelato con la zeolite. Farò quattro file di questa miscela, il resto lo userò col terriccio puro, sempre della biotica. Quasi 19 gradi in stanza, per me è un record perché è molto caldo fuori. Io questa stanza, come vi ho detto più volte, più di 17 gradi difficilmente voglio ottenere e voglio mantenere, perché tanto è una stanza così, vuota, è uno spreco. Adesso usiamo il terriccio puro. Allora, come vi dicevo in altri video, utilizzare terricci non di qualità comporta che nel giro di una quindicina di giorni avete la stanza piena di moscerini, e vi assicuro che poi per farli andare via è un'impresa, mi è successo gli scorsi anni. Questo problema non c'è se si utilizzano terricci di qualità. Bene, preparo i fori di semina, che sono semplicemente questi, vi ho fatto vedere anche gli altri anni. Faccio giusto un incavo all'interno del panetto di terra. Tenete conto che la profondità di semina è importante, perché se si esagera il seme poi fatica, e se è poco debole non ce la fa a uscire fuori, non c'è verso, e quindi si perde la semina perché poi col tempo marcisce. Sul blog, se volete, c'è la tabella di semina con la profondità di semina. Ora non ci si mette col metro ovviamente, ma tenete conto che su semi piccoli di solito ci va un velo di terra, ma proprio un velo, tant'è vero che io, una volta che ho depositato il seme, se ho la possibilità, copro semplicemente con la mano e basta. Per ogni buchetta metto un paio di semi, 2-3 al massimo. Abbiamo detto che facciamo inversione
verticale, perché così sottopongo il seme a diversi tipi di terriccio, quindi farò due file, anzi no, ne farò soltanto una, ci teniamo un pochino stretti. Facendo in questo modo riusciamo anche a mettere altri tipi di coltivazioni, metterò ad esempio le melanzane e dei pomodori che ho salvato lo scorso anno. Vi faccio vedere soltanto come chiudo gli alveoli e poi vado avanti da solo, semplicemente se non ho terriccio un pochino lo sposto. Vedete che è più che sufficiente. Semplicemente, vedete, copro. Ecco qua. A telecamere spente sono andato avanti con le semine, ho messo le melanzane, ho fatto tre file di melanzane, adesso ho i peperoni Yolo Wonder, i semi sono sempre del mondo dei semi. Vi ricordo che il video non è sponsorizzato ovviamente, però li utilizzo da un po' di anni, mi ci trovo bene, se volete vi lascio il codice sconto sotto, è solo per voi, non ci guadagno nulla, è un 10%, ma se dovete acquistare semi di qualità vi posso dire di acquistarli lì tranquillamente. Un paio di semini, faccio tutte e due le file così, due tre semi per parte, il terriccio è asciutto, vi ricordo che ci sono varie percentuali, ma ciò che mi interessa di più sono le ultime quattro file, perché è un terriccio puro al 100%. In questo caso, visto che non ho più le miscele pronte, chiudo col terriccio quello universale, sempre ovviamente di biotica. La prima innaffiata sarà decisa, abbondante. Se poi dopo la fase di innaffiatura ci saranno dei semi che emergono, semplicemente si spingono sotto. Vi ricordo che la temperatura di germinazione per peperoni, melanzane e ancora peperoni spazia dai 23 ai 25 gradi. In questo caso io ho 23 gradi, ma aumenterò leggermente a 24 gradi. Ecco, vedete qualche semino che rimane fuori. Tempi di germinazione dei peperoni e delle melanzane è di circa 10 giorni, 10-12 giorni, se ci sono le condizioni ottimali. Non è detto e non è una scienza esatta, però ci proviamo. E tempo 10 giorni, se non vediamo risultati, se non vediamo germogli, bisogna riseminare subito. Allora, io questo video lo chiuderei qua. Intanto ringrazio Biotica per avermi mandato un po' di prodotti, per avermi dato più che altro la possibilità di provare l'humus di lombrico professionale, fatto da un'azienda che fa soltanto questo. L'azienda è tutta italiana, per fortuna abbiamo ancora qualche azienda di qualità in Italia, questo mi fa veramente molto piacere. Ci rivediamo appena ho i primi risultati, nel frattempo continuerò con gli altri video sul semenzaio. Poi, mano a mano che avrò risultati, pubblicherò altri video e li troverete anch'essi sul blog. Vi auguro una buona giornata, lasciate un like, iscrivetevi al canale, andatevi a vedere se vi va lo shop di Biotica sia su Amazon che sul loro sito e poi traete voi le somme, insomma vedete un attimino se vi può interessare. Vi auguro una buona giornata, grazie per essere stati con me.